Stefano Mozzato, Emerson, si parla di eh, tecnologie, si parla ovviamente di nuove tecnologie al servizio delle grandi e piccole imprese, con un'attenzione massima a quelle che sono poi eh, le sostenibilità e ovviamente il, il rispetto dell'ambiente. Certamente, eh, non tutti sanno probabilmente che in ambito di un'infrastruttura tecnologica quello che è un data center, il 50% e talvolta più del 50% viene speso in termini energetici per alimentare l'infrastruttura, cioè tutto quello che sta a servizio della parte server, che in realtà è la parte che interessa l'utente. Ora, come poter migliorare, Cosa, come poter intervenire per ridurre questi costi energetici? Le modalità sono, sono varie. Noi di Emerson Network Power abbiamo sviluppato nel corso dei nostri 40 anni di esperienza nel condizionamento di precisione nei gruppi di continuità varie soluzioni che permettono una riduzione reale del oltre il 50, 55, 60% utilizzando ovviamente tecnologie che non sono quelle convenzionali che si trovano tutti i giorni in un condizionatore ma utilizzando un modo migliore per la distribuzione dell'aria utilizzando tecnologie nuove per rimuovere il calore dove viene generato. E in questo conta fondamentalmente la relazione che eh, abbiamo con costruttori di, di server, con Sun, con Dell, con Yurt Packard, dove di fatto nei nostri laboratori eh, testiamo quelle che saranno le soluzioni del futuro. I 20-25 kW per rack che qualche anno fa venivano visti come barriera insormontabile sono diventati oramai, oggigiorno in termini di prototipi, 40-45 kW per, per rack. Non necessariamente tutte le aziende, tutte le pubbliche amministrazioni avranno supercomputer di questo genere, ma la tecnologia è una tecnologia scalabile, quindi quando si riesce a trovare e ottimizzare la soluzione per tali prodotti, ovviamente c'è un grossissimo vantaggio anche nelle versioni eh, scalate verso il basso, quindi per migliorare quella che è oggi giorno l'operatività di ciascun data center, da un'impresa con poche persone ad un'impresa con migliaia di persone e se sedi più in giro per il mondo. Un'attenzione alle tre grandi... Eh Caratteristiche distintive dell'Emerson, la grande attenzione al costo operativo, all'efficienza energetica e alla continuità di servizio. Certo, il costo operativo, che sino a qualche anno fa, veniva totalmente ignorato. In realtà oggigiorno eh, rappresenta la fetta, se non preponderante. Se prendiamo 5 anni di vita di un data center, sicuramente la cifra preponderante del costo totale eh, dell'installazione. Ecco quindi che è importante avere delle soluzioni che permettano il raffreddamento, quindi la continuità di servizio ma anche che possano risparmiare, anche perché un data center destinato a crescere per, con l'azienda, non c'è azienda che, che oggigiorno non abbia un data center anche se costituito a pochi server, deve poter crescere, deve poter dare continuità di servizio e deve poterlo dare in, nel modo più economico possibile, diversamente diventa un limite per l'azienda. Ecco che le soluzioni come prima si, si parlava che eh, abbiamo sviluppato hanno una forte attenzione a questa tematica, cioè la possibilità di spendere il minimo possibile per mantenere le condizioni operative richieste dall'infrastruttura IT. Per quanto riguarda poi invece la, la continuità del servizio ci sono uh, varie tipologie, vari uh, tier di availability, viene detto si definisce in inglese, che permette uh, sia da un punto di vista continuità elettrica ottenere delle alimentazioni ridondate, ma anche da un punto di vista condizionamento, perché uh, ambienti piccoli con uh, un, un condizionamento uh, limitato possono determinare l'interruzione del servizio di quello che è un investimento per l'azienda di svariate decine di migliaia di euro, di se non euro se non di milioni di euro per le grosse imprese che hanno infrastruttura IT.